Vediamo se c'è qualche domanda in sala prima. Gli ostesi dopo pranzo. No, molto, molto interessante, ti ringrazio perché hai fatto un'ottima sintesi di un capitolo ricchissimo di dati e di contributi. Vabbè, se non ci sono domande, grazie mille. Puoi andare, io dirò giusto qualche considerazione al contorno. Hai parlato della cartografia geologica di 6 città presente nell'edizione 2016 di questo rapporto. Voglio dire che diciamo, quest'anno è stato fatto questo contributo per 6 nuove città, ma per tante altre città la cartografia geologica è stata rappresentata nelle edizioni precedenti del rapporto. Quindi, diciamo, stiamo andando quasi a una copertura totale dei capoluoghi di provincia. E su le informazioni relative ai SIN di livello regionale che saranno disponibili, speriamo, per la prossima edizione del rapporto, voglio dire che è appena partito un gruppo di lavoro del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente proprio per mettere a sistema tutte le informazioni relative a questo aspetto con una metodologia condivisa, e quindi finalmente, diciamo, il prossimo anno, se tutto va come deve andare, avremo un'informazione molto importante, molto interessante, che va ad aggiungersi a quella dei SIN nazionali. Passiamo adesso al secondo argomento, di cui si è già tanto parlato questa mattina, ma che sembra continui a riservarci degli aspetti di novità e di interesse. Si tratta dell'inquinamento atmosferico, di cui ci parlerà Guido Lanzani in un duplice aspetto, cioè ci parlerà del capitolo 1 del Focus, che ha per titolo Fenomenologia dell'inquinamento atmosferico, in cui viene fatto, diciamo, proprio un insieme di considerazioni sul fenomeno dell'inquinamento atmosferico, e anche sul contributo che trovate nel rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano relativo proprio alla qualità dell'aria. Voglio ringraziare a questo proposito in particolare i colleghi Giorgio Cattani e Margherita, che ci hanno aiutato a rendere possibile mettere a disposizione i dati più recenti relativi all'inquinamento atmosferico, e voglio ringraziare di questo anche il nostro direttore di dipartimento Mario Cirillo. E voglio anche dire, prima di passare la parola a Guido, che Guido è qui come rappresentante del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Questo sembra una banalità, però in realtà, diciamo, è un passaggio molto importante che ci sta facendo fare dei passi avanti veramente notevoli. Grazie, Guido. Ma grazie a voi innanzitutto dell'invito, è un vero piacere per me essere qui. Effettivamente tutto quello che vi presenterò oggi non è un prodotto di ARPA Lombardia, per cui io lavoro, ma del sistema nazionale, tant'è vero che tutti i grafici, tutti i risultati sono tratti appunto o dal RAU presentato oggi o dal focus di approfondimento sempre presentato oggi, quindi tutto da lì. E da lì che cosa si riesce ad avere? Beh, innanzitutto una situazione al 2015 dei livelli di qualità dell'aria delle nostre città. Grazie al lavoro soprattutto dei colleghi di ISPRA, anche dei dati molto aggiornati sui livelli di PM10 nel 2016, derivante più dal focus di approfondimento un'analisi di dettaglio del trend nel corso degli anni dell'inquinamento atmosferico. Poi, in relazione sempre al capitolo di fenomenologia del focus, ho cercato di analizzare quali sono i principali fattori di pressione in relazione al problema al tema della qualità dell'aria, guardando il contributo del traffico, il peso della combustione della legna e il ruolo dell'agricoltura. Dopodiché cerco di fare un brevissimo accenno alle specificità del bacino padano, perché, come abbiamo visto stamattina e come vedremo anche fra poco, comunque rappresenta l'area, una delle aree che ha, dal punto di vista della qualità dell'aria, problemi più gravi, più importanti, più pesanti. Allora, questo è il quadro dei valori di PM10 come numero di giorni di superamento della media giornaliera dell'anno 2015. In rosso vedete le città in cui è stato superato il valore limite, in giallo le città per cui il valore si colloca tra il valore limite dell'Unione Europea, quindi 35 giorni, e quello dell'OMS, e in verde invece le città che rispettano entrambi i parametri. Bene,
Nel 2015, nel 47% delle aree urbane considerate, non è stato rispettato il valore limite previsto dalla direttiva europea sul numero di giorni di superamento. Questo chiaramente indica che per il PM10 molta strada è ancora da fare, al di là di quanta ne sia già stata fatta, come vedremo poi. Ancora peggio, ovviamente, se guardiamo i valori proposti dalle linee guida dell'OMS. In questo caso il 90% della popolazione delle città considerate, delle aree urbane considerate, è esposta a valori maggiori degli standard, quindi davvero molto va ancora fatto. Come siamo messi quest'anno? Allora, la figura che vedete qui rappresenta il numero di giorni di superamento del primo semestre, però è stato possibile aggiornare questa valutazione al 13 dicembre, ovviamente con dati che non sono ancora dati definitivi, che quindi in qualche modo rappresentano semplicemente un quadro di massima della situazione, ma devo dire piuttosto esplicativo. Abbiamo molte aree urbane che hanno già chiaramente superato e abbondantemente il valore limite previsto dalla direttiva europea. Abbiamo Frosinone, che è particolare anche lui dal punto di vista orografico, con 68 giorni di superamento. Abbiamo poi una sfilza di città del bacino padano. Come dire, man mano che scendiamo poi verso sud, la situazione è un po' più diversificata. Se andiamo poi sulle Alpi, la situazione migliora ancora. Bolzano ha 3 giorni di superamento, chiaramente va ancora meglio. Nel rapporto aree urbane è scritto che il 2015 è andato peggio del 2014. Questo certamente sì. La variabilità tra un anno e l'altro per quello che riguarda la qualità dell'aria è molto legata alle condizioni meteorologiche dell'annata. Solo sui periodi più lunghi queste condizioni meteorologiche in qualche modo vengono, come dire, mediate o comunque diventano meno importanti, perché tra un anno e l'altro la variazione possibile delle emissioni può essere poca. Su 10 anni, grazie al cielo, o su 20 anni invece i risultati si riescono a vedere. Una riprova è cosa è successo a Milano. Come si vede nella tabella, in quest'anno abbiamo avuto al 13 dicembre 59 giorni di superamento. Al 13 dicembre del 2015, quindi alla stessa data, ne avevamo avuti 85. Si può dire che per il bacino padano tranquillamente quest'anno sta andando decisamente meglio dall'anno scorso. Ciò nonostante non siamo ancora arrivati ai livelli auspicati. Stesso discorso per il PM2.5. In questo caso il 21% delle aree urbane non ha rispettato il valore limite previsto dalle direttive europee. In tutte le città, escluse Catanzaro e Sassari, è stato superato il valore guida dell'OMS. Anche da questa figura appare chiaro come ci sia un problema del bacino padano. Ancora più evidente che per il PM10, perché il PM2.5, poi lo capiremo meglio più avanti, è connesso in particolare a del particolato secondario che si forma in atmosfera. Bene, formandosi in atmosfera risente di più delle condizioni del bacino padano, oltre che delle emissioni dirette localmente, che invece influenzano soprattutto i picchi del PM10. Ozono, anche l'ozono di fatto è un problema importante, io direi in modo diffuso. 90% della città non ha rispettato l'anno scorso l'obiettivo a lungo termine, quindi non più di 25 giorni all'anno, con una massima media mobile di 8 ore superiore ai 120. Al di là del dettaglio, 90% della città non è fuori. Ecco. Anche in questo caso, e non a caso, l'ozono non è emesso da nessuna sorgente, ancora una volta si forma in atmosfera a partire da una serie di sostanze come chi di voi si occupa di qualità dell'aria ben sa, ossidi di azoto, composti organici volatili, che con il sole hanno tempo di reagire, soprattutto nel bacino padano, ma anche nel resto d'Italia, dove comunque il sole non manca, per fortuna, formando appunto l'ozono. Nel 2015 abbiamo avuto comunque anche superamenti della soglia d'allarme per questo inquinante. Lo sottolineo perché, mentre gli altri sono parametri, i valori obiettivi, i valori limiti che devono essere raggiunti, ma con un percorso che può anche impiegare più anni, la soglia di allarme rappresenta una situazione con rischi immediati ed importanti, e superare la soglia di allarme è un dato assolutamente significativo,
possiamo superare, come vediamo adesso, per l'NO2 il valore limite, ma né per l'NO2 né per l'SO2 si toccano mai le soglie d'allarme. Ecco, l'ozono è l'unico inquinante che ha anche questo problema. PM10 non ce l'ha, parliamo adesso di episodio critico, giustamente per esempio in questi giorni, però la soglia di 50 è comunque una soglia riferita a un'esposizione, al di là degli effetti che sono anche short term, ma comunque di lungo termine. La normativa prevede che si valuti alla fine dell'anno quanti giorni di superamento abbiamo avuto. L'ozono supera l'allarme anche. Bene, l'NO2. L'NO2 è una situazione un pochettino più diversificata. Nel 2015 27 città, che corrispondono al 28% delle aree urbane considerate, l'anno prossimo scegliamone 100 di città, così i due numeri sono uguali, e non abbiamo sempre più questa piccola differenza. Comunque, 28% delle aree urbane considerate. La situazione dell'NO2 però ha anche sporadici superamenti del valore limite sulla media oraria. Diciamo che però, a differenza del PM10, del PM2,5 e dell'ozono, il superamento dell'NO2 è legato molto al punto in cui l'NO2 lo si misura, indice questo di una situazione anche all'interno delle singole aree urbane più diversificata, con picchi e valori di fondo più bassi. Questo non è vero per PM10 o zone PM2,5, che sono in gran parte secondari, perché alla fine si appiattiscono su valori simili in tutta l'area urbana. Qui dove sono i superamenti sono soprattutto nelle stazioni da traffico. La media, tant'è vero, delle città presentate nel rapporto aereo urbano nelle stazioni da traffico è 38 microgrammi al metro cubo, la media delle stazioni di fondo presentate nel rapporto aereo urbano è 26. Direi che c'è una differenza assolutamente significativa. Questo, se vogliamo, dal punto di vista dell'esposizione, ci deve far riflettere, perché se per un inquinante tutta la popolazione è comunque esposta, indipendentemente da dove si trovi, dei valori più alti, probabilmente ha degli effetti più rilevanti di una situazione dove il superamento c'è, ma c'è soltanto se mi avvicino al punto di emissione. Comunque lo lascio alla riflessione di chi più esperto di me dal punto di vista sanitario. Benzoapirene, anche qui abbiamo superamenti del valore obiettivo localizzati a Frosinone, a Terni e nelle aree urbane del nord Italia. Devo dire che se andiamo a guardare quali sono e poi vedremo un approfondimento su questo, quali sono i punti in cui si supera di più, vediamo che c'è una correlazione diretta o con la combustione della biomassa, che comunque dal nostro inventario delle emissioni è la prima sorgente di benzoapirene, oppure in casi specifici di emissioni da aree industriali. Ecco, qui mi spiace sottolineare, ma appunto rappresentando il sistema nazionale lo devo fare, ci sono ancora delle aree dell'Italia che non sono effettivamente rappresentate, valeva anche stamattina per altri parametri, ma anche in questo caso lo segnalo come punto di possibile crescita in prospettiva. Non presento i valori di arsenico, cadmio e nickel, che hanno rispettato ovunque il valore obiettivo, la stessa cosa per il benzene. Va bene, abbiamo detto, non abbiamo sicuramente quindi raggiunto gli standard previsti, gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, però una volta si stava peggio, allora sicuramente una volta le concentrazioni erano molto più alte, in questo caso è rappresentata la media annua dell'SO2 a Milano dal 1957 al 2015. Faccio notare che i valori in scala sono 700 microgrammi al metro cubo, il valore più alto, eccolo qua, si vede, sì. Oggi siamo su valori di 5-10 come media annua, quindi la diminuzione è davvero significativa. I valori sono un centesimo di quelli misurati negli anni 60. Questo vale per l'SO2, ma non vale solo per l'SO2. Vale anche, per esempio, per il monossido di carbonio. In questo caso trovate la fotografia media annua a Milano e a Torino dal 1973 al 2015. È un trend, come dire, sovrapponibile. Questo in qualche modo fa pensare, evidentemente c'è stato un cambiamento, come peraltro anche per l'SO2, chiaramente strutturale, che ha permesso di ridurre le emissioni. Nel caso del CO sicuramente il rinnovo del parco circolante ha dato un contributo fondamentale. Nel caso dell'SO2 io lo presento spesso come un buon esempio, perché si è lavorato proprio su tutti i fronti, si è tolto lo zolfo
dai carburanti per autotrasporti, lo si è tolto nei processi industriali, lo si è tolto nel combustibile da riscaldamento. Alla fine il risultato si è visto. Ecco, l'NO2 si è visto, si sta vedendo anche qui una buona diminuzione, in questo caso la media annua a Milano. Qui è inutile nasconderci che ci aspettavamo anche delle riduzioni maggiori e che il problema che è già stato evidenziato, come dire, della mancanza di corrispondenza tra le riduzioni attese dalle nuove classi euro per questo parametro e quelle effettivamente riscontrate su strada ha giocato, come dire, non ha permesso il miglioramento che ci auguravamo e che tra l'altro gioca un ruolo importante per i valori che misuriamo, ma anche per la formazione di ozono di PM10 in atmosfera. Il PM, ecco, anche queste sono le polveri totali, ma un discorso analogo si può fare per il PM10. Queste sono dal 1973 al 2015. Bene, poi chiaramente è giusto dire che non devono essere superati 50 microgrammi al metro cubo. PTS è circa 1,2 PM10 in media, adesso dipende, ma avevamo negli anni 70 300 microgrammi come media annua, oggi siamo sotto i 40. Del PM10, quindi sotto i 50 del PTS, non è affatto un risultato trascurabile. Siamo a metà strada. Ecco, l'ozono ha un trend più complesso, un po' perché è legato comunque a dei meccanismi di formazione in atmosfera che rendono più difficile controllarlo, e dall'altra parte è anche più complesso il valutarlo, perché quando lo misuriamo in città, se riduciamo gli ossidi di azoto, sembra che il quadro risultante sia di un aumento, quando in realtà è un aumento solo locale legato al fatto che non c'è più l'NO che lo mangia. Comunque, in ogni caso, ha un trend che non è in miglioramento come dovrebbe essere, come vorremmo, voglio dire. Allora, parliamo un attimo del traffico. Questa è un'analisi delle percorrenze, quindi in qualche modo di quanto traffico c'è stato in Italia dal 1990 al 2014. Bene, prima abbiamo visto un aumento importante dal 1990 al 2007, pari al 42%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stata una richiesta di mobilità, e vuol dire anche che non sono certo le politiche basate su, almeno fino all'anno 2007, poi analizziamo l'altro percorso, l'altro periodo. Comunque non sono state le politiche di riduzione dei chilometri ad avere successo, se il trend è stato così in aumento della richiesta di mobilità. Dal 2007 al 2014 invece questo trend si è interrotto e ha cominciato a scendere. Da questo punto di vista però non possiamo assolutamente dimenticarci la crisi, che ha sicuramente determinato una tendenza a usare meno l'auto, perché la benzina costava e la gente l'ha usata di meno, insomma. Magari anche qualche successo in alcune azioni a livello locale. Il trend complessivo per questo parametro dal 90 al 2014 più 19%. Chiaramente questa slide non è di qualità dell'aria, ma qual è però l'emissione, in questo caso il PM10, ma vale un po' anche per gli altri parametri, con il problema degli ossidi di azoto di cui parlavamo. Il trend delle emissioni invece è andato in netto miglioramento. Chiaramente se il traffico fosse diminuito sarebbe stato ancora di più in miglioramento, però va detto che a livello tecnologico il rinnovo del parco circolante e per le emissioni di PM10 primarie, vale anche per le emissioni di PM10, poiché le auto di oggi, i veicoli pesanti di oggi emettono molto meno di quelli di una volta, nonostante i chilometri percorsi si mantengano stabili o siano in aumento, le emissioni complessive diminuiscono nel complesso. In termini relativi non diminuiscono, perché grazie al cielo stanno diminuendo anche le altre emissioni, e quindi diminuiscono nel totale. Diminuendo però tutte, risultano ancora giocare un ruolo primario per il PM10, per gli ossidi di azoto ancora di più, in particolare derivanti dal traffico diesel. Io segnalo come molto interessante il fatto che ormai però per gli autoveicoli delle ultime classi euro, il contributo derivante dal tubo di scappamento sia per i benzina che per i diesel è inferiore a quello che deriva dall'usura di freni pneumatici e del manto stradale. Questo vuol dire che molto è stato fatto sul motore, perché non è che sono aumentati negli anni, non è che hanno cambiato il tipo di freni per cui l'emissione aumenta, ormai diminuita quella là, per cui questa qua, quella di freni pneumatici, diventa comunque
dominante, diventa dominante e necessita attenzione. A livello tecnologico lì molto si può fare. Bene, combustione della biomassa. Allora, i nostri inventari delle emissioni confermano che sul PM10 primario la biomassa gioca una parte assolutamente importante. Nelle aree urbane leggermente meno, perché comunque si usa un po' meno che in periferia e dall'altra parte il traffico aumenta il suo contributo. Qui però non vedete le emissioni di PM10, ma le emissioni di IPA, anzi questo è di... No, di IPA, ho detto correttamente. Il rosso è la combustione da riscaldamento, sostanzialmente da legna. Poi avete traffico, industria e altro, in azzurro, eccetera. Bene, anche nelle aree urbane, queste sono solamente centri urbani, per quanto riguarda l'emissione di IPA, la prima sorgente è sicuramente la combustione della legna. Questo è importante dirlo, è responsabile quindi dell'emissione di PM10, ma anche della tossicità del PM10 che respiriamo, anche in ambito urbano. Qual è il risultato? Allora, questo grafico merita un attimo di attenzione perché non è immediato, ma secondo me va guardato. Sono sono punti, i risultati di misure di benzapirene in centri urbani, la parte blu, e località montane, la parte verde, in Piemonte, in Lombardia e in provincia di Trento. Ne ho prese tre, nel focus troverete un quadro più completo. Vedete che in Piemonte i valori che vengono misurati sotto i mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, eccetera, sono i 12 mesi. Allora, innanzitutto si misura soprattutto in inverno, un po' perché la sorgente di emissione c'è in inverno, anche perché la meteorologia è più sfavorevole, ma anche perché le emissioni, abbiamo detto che sono la legna, d'estate è raro che uno usi il caminetto, insomma. Beh, magari in montagna qualcuno, ma... Bene, dopodiché i valori in Piemonte sono confrontabili. Nelle stazioni lombarde, prese in considerazione, nettamente sono prevalenti le concentrazioni di benzapirene che misuriamo nelle stazioni di montagna, sostanzialmente. Questo vale anche in provincia di Trento. In provincia di Trento, durante il mese di dicembre, abbiamo una media di intorno ai 20 nanogrammi al metro cubo, a Trento città assolutamente più bassi. Quindi, questo a testimonianza dell'importanza della combustione della biomassa sulle emissioni di benzapirene, sulla tossicità del benzapirene. Se andavamo, non ho avuto il tempo di mostrarvelo nello spazio, ma le concentrazioni di PM10 erano invece ribaltate, comunque erano di più in città. Sto finendo, arrivo. Abbiamo detto, è importante conoscere, lo diceva anche chi mi ha preceduto questa mattina, non fermiamoci però al solo PM10, cerchiamo di andare a vedere anche, per esempio, di che cosa il PM10 è fatto. Questo è importante e per spiegare quali sono le sorgenti e per valutare la tossicità. In questo caso vi voglio solo mostrare la torta derivante da un progetto di supersito a Milano, ma risultati simili si hanno perlomeno in tutto il bacino padano, dove ci sono diversi progetti di supersito che sono stati attivati, per cui oggi riusciamo ad avere un quadro di diversi siti del bacino. Questa è la fotografia della composizione media a Milano Pascal nel 2013. Vediamo la combustione della biomassa, che in qualche modo è intorno al 21%, comunque circa un quinto del totale del PM10. Questa volta qui non più PM10 emesso primario, ma PM10 rilevato in aria e quindi comprendente tutti i contributi, compresi quelli secondari. Tant'è vero che se andiamo a guardare la componente secondaria inorganica, quindi solfato e nitrato d'ammonio, questa è responsabile del 33-34%, un terzo del PM10 è di origine secondaria inorganica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto più ammoniaca. È uno dei fattori per cui nel bacino padano abbiamo tutta questa situazione piatta, senza grandi differenze tra posti vicino alle sorgenti di emissione e stazioni di fondo, perché questa componente è diffusa in modo uniforme e si forma in seguito a reazioni chimiche che avvengono in atmosfera a scala di bacino. Abbiamo poi un contributo del risollevamento. Il fatto di avere tutta questa parte secondaria implica la necessità di azioni che non siano solo locali, ma siano estese su tutto il bacino, perché azioni locali fanno un po' come uno che col cucchiaino vuole togliere da una vasca da bagno un cucchiaio d'acqua, ma il livello totale non scende.
Tra queste azioni quindi ci devono essere per forza quelle che devono permettere la riduzione dell'ammoniaca. L'ammoniaca viene in particolare dall'agricoltura, qui vedete che nelle regioni del bacino padano più del 90% dell'ammoniaca arriva dall'agricoltura, va tolta per proprio contribuire a togliere questa percentuale importante di particolato secondario. Ho parlato di PM10, ma lo stesso vale per il PM2,5, dove è ancora più grande perché non c'è neanche la parte crostale risollevata, che è grossa, che è grossolana. Arrivo allora alle conclusioni. Mi ero posto delle domande, vediamo se siamo riusciti a dare delle risposte. Situazione al 2015, abbiamo detto, abbiamo superamenti diffusi per PM10 e ozono, superamenti importanti ma un po' più localizzati nelle stazioni da traffico per l'NO2. Il PM10 nel 2016 sicuramente esteso superamento del valore limite giornaliero, però in miglioramento rispetto al 2015. Non mi attacco a questo miglioramento perché lo dicevo prima, la variabilità tra un anno e l'altro è relativa alla meteorologia, sfavorevole particolarmente il 2015, più favorevole quest'anno. Va detto che però guardando il fenomeno su scala decennale o ventennale si può notare che a parte l'ozono tutti gli inquinanti mostrano importanti riduzioni, quindi dobbiamo proseguire così. Su quali ambiti? Sicuramente sul traffico, niente da fare, dà un contributo importante in particolare in riferimento a motorizzazione diesel ad ossidi di azoto, diminuisce in valore assoluto ma non relativo. Peso della legna è importante sia per il PM10 che per la tossicità. Il ruolo dell'agricoltura è fondamentale per le emissioni di ammoniaca, oltre che per un po' di emissioni dirette, ma soprattutto di ammoniaca che portano alla formazione secondaria. Non ho parlato qui, ci sono approfondimenti nel focus, il belicito in ogni caso, bisogna stare attenti ai fuochi all'aperto, tutte le combustioni all'aperto, sia quelle vietate, e qui si tratta semplicemente di controllare, anche in termini di tossicità, perché quando si brucia in un cantiere, perché poverini devono scaldarsi gli operai, però va nell'aria davvero di tutto di più. Sia in quelle in qualche modo ammesse che comunque possono rappresentare un problema, anche quelle agricole pur comprensibili per tante ragioni, però vanno tenute sotto controllo perché possono dare contributi importanti. Non ho citato l'industria, ecco, l'industria è stato detto stamattina, molto ha fatto, rimane vero che magari in termini complessivi da un contributo residuale, ma in termini di prossimità, soprattutto nelle zone vicino, va guardata sempre con molta attenzione perché comunque dà un contributo che potrebbe non essere trascurabile per qualche parametro. In termini complessivi comunque il contributo su alcuni parametri, quali gli ossidi di azoto per esempio, non è trascurabile neanche quello. Ho finito, la specificità del bacino padano. Abbiamo detto chiaramente le condizioni meteorologiche legate alla presenza delle Alpi e degli Appennini sono particolari, ma in che cosa sono particolari? Non permettono la dispersione, in molti giorni dell'anno c'è una forte inversione termica, eccetera, e quindi non solo permangono le emissioni che ci sono, ma reagiscono tra di loro formando tutta una serie di composti importanti e rendendo più difficile la lotta a queste sostanze, perché non si può agire solo a livello locale, ma bisogna agire su tutto il bacino. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato nei tempi più o meno.